Buonasera, buonasera. L'ennesima sconfitta in campionato per il Pescara, l'undicesima per la precisione, la quarta della gestione Breda. Finisce 2-0 a Salerno, il primo tempo completamente regalato dai biancazzurri, centrocampo senza nerbo, senza sostanza contro un avversario a nostro avviso tutt'altro che irresistibile. Una sola giocata, palla lunga per la sponda di Djuric, il Pescara si è da subito abbassato, approccio timoroso, inaccettabile. La Salernitana ne ha approfittato, il primo gol figlio di un errore di posizione, il secondo dopo una palla regalata da Setter, però Ciccerelli ha avuto troppo spazio e poi la conclusione precisa. All'inizio del secondo tempo qualche segnale, un paio di opportunità, una piuttosto netta sprecata da Galano e poi un colpo di testa dello stesso Galano finito di un niente al lato. Per il resto non c'è stata storia. Buonasera a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. La sintesi è questa? Oppure c'è da dire qualcosa? Tu difficilmente la sbagli la sintesi, ma al di là di questo rischiamo di essere un po' ripetitivi nelle ultime settimane. Il mio punto di vista non cambia, anzi oggi a maggior ragione confermo quello che pensavo. L'atteggiamento, come hai detto tu, è sempre troppo remissivo, troppo rinunciatario. Aspettiamo sempre uno schiaffo prima di reagire o di fare. Io sono dell'idea, e l'ho sempre detto, continuo a dirlo, che i giocatori più importanti, i giocatori più tecnici, i giocatori di qualità devono cercare di... Un allenatore deve cercare di farli coesistere e di metterli in campo dall'inizio sempre. E poi ci sono sicuramente degli equilibri da tutelare, però alla lunga... cercare di aspettare, di far qualcosa in contropiede o magari da una palla inattiva o speculare su qualche azione, su qualche ripartenza, non è l'atteggiamento che ti porta a fare un campionato importante. Questo allenatore ha confermato anche oggi che predilige sicuramente non prenderle e essere sempre un po' compatto, giocare con questa difesa 5 che dal mio punto di vista da pochi sicuramente non dà garanzie da poco a questa squadra, e ci ritroviamo a commentare una sconfitta con poche attenuanti anche oggi. Assolutamente, tanti passi indietro da parte della Pescara, la classifica preoccupa. Penultimo posto per i biancazzurri, ricordiamo che il Pescara ha chiuso il girone di andata, questa è l'undicesima sconfitta in 19 partite, la peggiore difesa con 32 gol al pari di Reggiana e Entella, il peggiore attacco, meglio, ha fatto poco meglio il Pescara del Cosenza, 15 gol il Pescara, 13 la formazione calabrese, e tra 8 giorni una nuova trasferta sul campo del Chievo che non perde dal 5 dicembre, 3-2 sul terreno del Frosinone, 3 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 8 sfide. Il Chievo che recupererà la partita con il Cittadella mercoledì in casa allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona con inizio alle 19. Ma diamo uno sguardo ai risultati di questa giornata del campionato di Serie B in attesa di collegarci col nostro Enrico Giancarli all'esterno dello stadio Arechi di Salerno. Naturalmente ci saranno le interviste post partita. Oggi è esordito Sorensen, è tornato in campo nel finale Asensio, è esordito anche Odgaard, l'attaccante danese classe 99 che è stato preso in prestito dal Sassuolo, nella prima parte di questa stagione ha militato nel Lugano. Se è possibile diamo uno sguardo ai risultati di questa giornata, eccoli qui. Entella Pisa 2-1 giocata ieri, tra l'altro l'Entella ha vinto in rimonta, segnato Brunori ex biancazzurro, gol la partita firmato da Kutsupias che è un giovane molto molto interessante. Ascoli Chievo 0-0, Cosenza Pordenone 0-0, Frosinone Regina 1-1, Reggiana Vicenza 2-1, Venezia Cittadella 1-0, Salernitana Pescara 2-0. Vi ricordo i gol al settimo gol
secondo al 24esimo Ciccerelli, che è stata una spina nel fianco della difesa biancazzurra. Lecce-Empoli si giocherà domani con inizio alle 15, alle 21 invece Cremonese-Spal, lunedì 25 gennaio il consueto posticipo di fronte con inizio alle 21 Brescia e Monza. Diamo uno sguardo anche alla classifica, vi dicevamo preoccupante perché il Pescara è scivolato al penultimo posto. L'Empoli comanda con 37 punti, Salernitana che sale al secondo posto a quota 34, Salernitana che veniva da 3 sconfitte consecutive con 10 gol al passivo, nessuno fatto, non segnava da 322 minuti, oggi ne ha fatti 2 nei primi 24 minuti della partita. Cittadella 33, Spal 32, Monza 31, Lecce e Chievo 29, Pordenone e Venezia 28, Frosinone 27, Pisa 23, Brescia e Vicenza 21, Cremonese, Regina e Reggiana 18 punti, Cosenza ed Entella 17, Pescara 16, chiude l'Ascoli con 14 punti, dunque Pescara 16 punti in classifica. È terminato il girone di andata, numeri molto negativi per i biancazzurri, Pescara che è scivolato al penultimo posto della graduatoria. Naturalmente questa è anche l'ultima settimana di mercato, si chiuderà questa sessione invernale lunedì 1 febbraio, il Pescara è ancora a caccia di qualche elemento per innervare la rosa, si parla di un centrocampista di struttura, lo abbiamo spesso detto nelle ultime settimane. L'obiettivo è Nicola Rigoni in uscita dal Monza, classe 90. Alle 18:11 minuti andiamo all'esterno dello stadio Arecchi di Salerno, c'è sicuramente Enrico Giancarli, non lo vedo ancora, vediamo un po' se c'è Enrico, eccolo qui. Allora Enrico, abbiamo commentato io e Fabio dal punto di vista tecnico-tattico, a te per la cronaca di questa partita, Enrico. Sì, ciao Massimo, un saluto dall'esterno dello stadio Arecchi. Come potete vedere dalle immagini, siamo un po' in condizioni di emergenza perché sta piovendo davvero in maniera molto molto forte qui all'esterno dello stadio, e soprattutto c'è un vento davvero davvero forte che sta rendendo un po' le cose complicate. Però proviamola a raccontare questa partita, perché è stata una partita negativa. Salernitana batte Pescara 2-0, la cosa più brutta proprio all'inizio, l'approccio dei biancazzurri. Un approccio che ha permesso alla Salernitana di poter giocare tutte le seconde palle spizzate da Djuric dentro la rete di rigore del Pescara. Da una di queste è nata subito al settimo, dopo la parata di Fiorillo su Capezzi, le ha mandato la palla in corner, il gol di Gondò che di piatto sull'assist appunto di Djuric ha mandato la palla in rete. Il Pescara poi piano piano ha provato ad alzarsi un po', a non concedere più campo, ma una brutta palla persa da Seter ha permesso a Ciccerelli di trovare il raddoppio e la partita sostanzialmente è finita lì, perché poi Breda ha capito di dover cambiare un po' il sistema di gioco, ha richiamato subito Jarozyski per inserire Macin, passata alla linea difensiva a 4 con più fantasia in fase offensiva. Il Pescara ha avuto alla fine 67% del possesso palla, ma a conti fatti ha avuto solo 2 opportunità per riaprire la partita nel secondo tempo. Prima con Galano, occasione clamorosa, con Galano che imbeccato da Seter ha sostanzialmente appoggiato il pallone al proprio portiere, e poi con lo stesso Galano, questa volta bravo di testa, sull'invito di Nzita a mandare il pallone di un soffio alle spalle alla sinistra della porta difesa dell'estremo difensore della Salernitana. Partita poi sostanzialmente senza emozioni, debutto di Odgaard al 35esimo con il ritorno anche di Asensio, apprensione per quello che è successo nel finale, perché Galano è caduto male, problemi alla gamba destra, non è riuscito ad uscire da solo dal terreno di gioco, il Pescara aveva oramai finito le sostituzioni, ma sarà un infortunio da valutare nei prossimi giorni. All'Arechi, Salernitana batte Pescara 2-0. Pescara condannato dal primo quarto d'ora, secondo me regalato come approccio alla Salernitana. Non so se tu Massimo e Fabio in studio siete d'accordo. Sì, avevamo già detto, in realtà a mio avviso l'intero primo tempo è stato regalato, il Pescara troppo basso, atteggiamento timoroso inaccettabile a mio avviso, la Salernitana come dicevamo con Fabio aveva solo una giocata, vabbè, insomma nello stile delle squadre di Castori che per carità fa il suo, non c'è dubbio alcuno, palla lunga per Djuric, sponda per i propri compagni di squadra e poi i compagni che accorciano per andare a catturare le seconde palle.
In sostanza la partita è stata questa. Sì, a vederla dalla televisione sicuramente non è stata una bella partita, sembrava una partita di 20 anni fa, a dir la verità. Due squadre che hanno fatto poco dal punto di vista tecnico-tattico, hanno fatto vedere pochissime giocate studiate o predeterminate, molti errori tecnici, anche sicuramente dovuti dal vento, perché era fastidioso. Però quando trovi una squadra che adotta questo tipo di gioco, e mi riferisco alla Salernitana che butta palle in avanti e cerca le seconde palle, più ti abbassi e peggio è. E più possibilità dai a loro di accorciare e di trovarsi là sulla tre quarti con più uomini. Quindi devi avere un atteggiamento dal mio punto di vista diverso, lo diciamo da un po' di settimane, abbiamo una linea 3 che sta là bassa ad aspettare, troppo bassa, e quindi allunga sempre la squadra. In un centrocampo, come spesso hai detto bene tu, che più si allungano le distanze più fa fatica. E se tu vuoi agevolare il gioco di Valdifiori, e aggiungerei anche di Memusciai in questo momento storico, perché è un giocatore che fa fatica a coprire tanto campo, e devi essere corto tra i reparti e sempre su 35-40 metri. Invece questa squadra fa l'opposto, e allora diventa sempre difficile provare a proporre qualcosa. Assolutamente, sono in perfetta consonanza con te, e Fabio, aggiungo, come ho già detto all'inizio, centrocampo senza sostanza, senza nervo. Tra l'altro diceva Enrico, giustamente, da valutare le condizioni di Galano, che uscito dal campo il Pescara aveva già esaurito tutte le sostituzioni al 92esimo dopo un contrasto con Schiavone. Enrico, noi abbiamo notato che si toccava il ginocchio, quindi chissà, speriamo che non si tratti nulla di grave, però. Confermo, Massimo, confermo, il problema è alla gamba destra, ginocchio destro. La cosa che mi ha preoccupato a me è che quando è stato rimesso in piedi dallo staff sanitario biancazzurro, Galano non ce l'ha fatta appoggiare la gamba, e a quel punto è stato preso in braccio e portato fuori dal terreno di gioco. È chiaro che è un infortunio da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, magari anche con l'aiuto degli esami strumentali. Noi siamo in attesa che possa arrivare qualcuno qui vicino a dove ci siamo messi. Siamo proprio dietro al pullman del Pescara, non so se lo riuscite a vedere alle mie spalle il pullman del Pescara, ma vi assicuro che sta piovendo davvero a dirotto oggi. Lavoro non facile, ma proveremo comunque a portare a casa qualcosa, soprattutto per capire, Massimo, questo brutto approccio del Pescara, perché sentivo Fabio che faceva la sua analisi sul centrocampo, ma io vorrei capire perché il Pescara ha permesso nei primi 10 minuti di giocare alla Salernitana tutte lì vicino all'area di rigore le seconde palle. Io non so quanto ci sia di merito della Salernitana o quanto di demerito del Pescara ad essersi schiacciati così tanto. No, ma il demerito è assolutamente del Pescara, perché pronti via non ti puoi abbassare così. L'approccio è stato timoroso, un approccio timoroso secondo me inaccettabile, come dicevamo con Fabio poc'anzi. È chiaro che la Salernitana ha quelle armi, ma lo si sapeva già, insomma, un allenatore come Breda sicuramente ha studiato bene l'avversario, lo conosce Breda, lo conosciamo noi, conosciamo quali sono le squadre, quali sono le caratteristiche soprattutto delle formazioni di Castori, no? Palla lunga, fisicità, aggressività, accorciano sempre gli spazi con i centrocampisti, seconde palle arrivano sempre prima degli altri, quindi l'unica arma lì era proprio non concedere tutti quei metri di campo, no? Oppure fai una difesa compatta, è quello il discorso. No, ma devi coprire meglio allora tutti gli spazi. Io credo che il mister sapesse benissimo quale fosse l'atteggiamento della Salernitana, come hai detto bene tu, però se tu nella prima costruzione, sicuramente sul giro palla, lasci Setere Galano comunque a dare un po' fastidio, e i centrocampisti che si allungano un attimo e non vengono in avanti, e la difesa che si piazza davanti all'area di rigore, è chiaro che fa il gioco loro, perché Djuric, se tu lo fai andare più vicino all'area possibile, è il suo pane. E allora mi viene da pensare come mai un allenatore esperto come Breda
abbia accettato di fare questo tipo di partita, con questo tipo di atteggiamento, perché io dal canto mio, che sicuramente non sono nessuno perché non ho allenato a nessun livello ancora purtroppo, avrei provato ad alzare tantissimo la linea oggi, certo, in questo caso, visto che lui più di una volta in conferenza ha detto che doveva abbassarla perché aveva paura di alcune squadre che avevano contropiedisti importanti, cioè, con gamba. Oggi contropiedisti non li vedevo, no, sinceramente, nell'11 titolare della Salernitana, a maggior ragione, cerca di far salire questa linea più che puoi. Quando c'è una palla coperta dai un input diverso, invece una linea che fa pochissimo elastico difensivo, che sta sempre piatta, bassa, e diventa complicato. Assolutamente, tra l'altro attacco anemico, Enrico, perché insomma i numeri non mentono mai. Nelle ultime 5 partite un solo gol realizzato da un difensore, gli attaccanti non vanno a segno dallo scorso 19 dicembre, Pescara Monza 3-2, sia Galano che Seter sono andati a segno in quella partita, dopodiché insomma purtroppo gli attaccanti non hanno avuto più evidentemente neanche le possibilità, non ci sono state neanche più le condizioni presupposte, quindi sta andando davvero tutto molto male. Però permettimi di dire, Massimo, correggimi se sbaglio perché sicuramente sei più aggiornato di me con i numeri, anche la Salernitana non segnava da 322 partite. Minuti, sì, ecco. Infatti l'avevamo detto poc'anzi. Ecco, però pronti via, la Salernitana in 7 minuti è stata dentro l'area di rigore del Pescara, quindi io al di là dei numeri mi vorrei soffermare sull'atteggiamento della squadra. E no, giro una domanda, vi giro. Ma è quello Breda, che stavamo dicendo, infatti, è proprio l'atteggiamento. Breda, il giorno che è arrivato a Pescara, quando noi lo intercettammo alle KK Hotel, lui disse: è impossibile dire no a una società, a una squadra come il Pescara, e anche una squadra forte. Ora, la mia domanda è: questo è il massimo di quello che può esprimere questo Pescara? Perché comunque il problema è sull'atteggiamento, secondo me. Beh, noi a Pescara, Massimo, eravamo abituati a vedere un calcio sempre propositivo. Invece nell'ultimo periodo siamo abituati a vedere un calcio attendista per non prenderle. Ma sì, guarda, io posso essere d'accordo sul passato. Quest'anno in realtà l'atteggiamento propositivo non è stato mai, non lo no, abbiamo no, ma mai io visto. Intendevo l'ultimo anno e mezzo, Sì. Dalla fine del ciclo Zauri. Sì, però c'è anche da dire che insomma la squadra è quella che è. Io ho sempre puntato l'indice sul centrocampo. L'atteggiamento non va bene e questo sicuramente, questa è una responsabilità dell'allenatore, sicuramente, insomma, non ci nascondiamo dietro il classico dito, ma il centrocampo è impresentabile, così come viene schierato anche negli uomini, centrocampo privo di sostanza, di nervo, è chiaro che si fa fatica, Fabio, no? No, ma la domanda di Enrico è chiaramente lecita, bisognerebbe sempre trovare un giusto equilibrio e un giusto mezzo tra quello che è un calcio propositivo e offensivo e quella che è una fase difensiva solida, che poi ti porta a dei risultati importanti. Il problema è che qua non si vede né l'una né l'altra cosa, dal mio punto di vista. Quello è il discorso. Né nella prima gestione, né purtroppo nelle ultime 2-3 partite, nemmeno in quest'altra. E allora è chiaro che bisogna farsi delle domande. L'organico può avere delle lacune, dei limiti, l'abbiamo detto pure in questa sede, su alcuni giocatori. Bisogna rimpinguarlo, come dici tu bene, nella linea mediana, perché un giocatore di gamba, di sostanza, penso che sia che serva come il pane. Però io a metà campo, Fabio, non si vince un contrasto. No. Cioè, questo lo dobbiamo dire, è un dato oggettivo. Ma oltre che non si vince un contrasto, per il campionato di Serie B, nelle partite come oggi, specialmente dove si butta la palla avanti e si fa poco calcio, bisogna vincere anche alcuni duelli di testa, e noi non la prendiamo quasi mai. Assolutamente. E quindi bisogna fare qualcosa di diverso. Io continuo a dire che avere un atteggiamento più propositivo alla lunga paga. A me la difesa 5, ripeto, per questa squadra non mi convince. Io farei qualcosa di diverso, cercherei di mettere comunque i giocatori più talentuosi e più tecnici dal primo minuto. Sarà stato un caso, magari una reazione d'orgoglio, ma oggi quando è entrato Macin nei primi 10-15 minuti alla fine del primo tempo,
comunque qualche giocata tecnica, qualche azione un po' più di rilievo c'è stata. I giocatori di qualità si cercano, si passavano la palla. No, bisognerebbe, come dici tu, trovare l'equilibrio giusto, perché è chiaro che adesso pensare a una squadra propositiva dall'oggi al domani è difficile, no? È una situazione di classifica anche molto preoccupante. Bisognerebbe fare le due fasi meglio di come la sta facendo, di come la stanno facendo, la sta facendo in questo momento la squadra, no? Cioè, la difficoltà è proprio questo, cioè difendersi bene per attaccare meglio, si dice sempre così. Purtroppo in questo momento ci si difende male e si attacca peggio. Quello che dico io, il mio dubbio sostanziale è che tu ti ostini sempre comunque a giocare con una linea 5 e i frutti a livello difensivo comunque nelle ultime partite non ci sono. Quindi, assolutamente. Quindi perché? Sì, sì. Allora, se fosse una cosa utile, darei ragione all'allenatore. Non prendiamo gol, facciamo 0-0 tutte le partite, ci accontentiamo. Però questo non succede, a discapito poi di una fase offensiva mediocre. Assolutamente, latitante. Enrico, ma probabilmente Breda forse, diciamo, non so se l'ho capito in ritardo, comunque al 38esimo ha fatto questo cambio, fuori un difensore, dentro Macin, ha cambiato sistema di gioco. Dovrebbe essere questo, probabilmente, sarà questo il modulo delle prossime partite, immaginiamo, no? Assolutamente, io credo di sì, anche perché il Pescara, anche nella sua sterilità nella produzione offensiva, ma non ci dimentichiamo che Galano si è divorato il gol del 2-1 che anche mentalmente poteva riaprire la partita, dicevo, nella sua sterilità offensiva comunque ha palleggiato nella tre quarti campo della Salernitana, non si è fatta più schiacciare, ha comunque fatto qualcosa di diverso rispetto ai primi 25-30 minuti, dove, ripeto, a vedere la partita proprio dal campo la sensazione è che il Pescara dicesse proprio alla Salernitana: vieni, ti aspettiamo qui. Guarda, sta arrivando Galano, è abbastanza claudicante, lo vediamo sullo sfondo, è abbastanza claudicante, provo a girare, vediamo se riesco, perché siamo abbastanza, eccolo lì giù, non so se lo riuscite a vedere, Cristian Galano, non so perché è abbastanza buio, poi cercheremo anche di parlare con qualcuno e di capire quali sono. Ecco, pensi che arriverà qualcuno da te, Enrico? Qualcuno? Guarda Massimo, io mi sono posizionato proprio dove devono uscire anche le macchine dei dirigenti. Il presidente Sebastiani era allo stadio, quindi di solito quando il presidente è allo stadio lui parla sempre. Chiaro, la partita non è stata bella affatto, però noi restiamo sempre dell'idea e della linea, Massimo, che anche quando le cose vanno male bisogna parlare. Sebastiani non si è mai tirato dietro, almeno lui personalmente, tranne quando poi arrivò l'esonero del tecnico Oddo, quindi non vedo il motivo per cui non debba fermarsi qui nella nostra postazione. Io invece sono piuttosto preoccupato per il vento forte che sta rendendo le cose abbastanza complicate, non so se si vede dal mio ombrello quanto vento ci sia, e vi assicuro che durante il match, soprattutto nel secondo tempo, è stato anche peggio la situazione. Io vado con lo sguardo a cercare di vedere, proprio siamo proprio fuori al cancello Massimo della Reti, se c'è qualcuno che si avvicina, ma al momento solo Galano è uscito molto claudicante, è salito sul pullman. Per il resto non ci sono né giocatori né dirigenti del Pescara. Quindi io per il momento ti restituisco la linea. Non so se c'è già il collegamento con il tecnico Breda per la conferenza. No, stampa, ancora no. Quella del tecnico della Salernitana Castori, che parlerà più tardi anche lui in conferenza via Zoom, quindi al momento io vi restituisco la linea in attesa dell'arrivo di qualche, eventualmente, di qualche dirigente. Perfetto, grazie Enrico, comunque come ci richiederai la linea te la daremo senz'altro per sentire magari l'umore dei dirigenti, non so se parlerà Bocchetti o lo stesso Sebastiani. Fabio, a livello individuale c'è poco da salvare anche sotto questo profilo? Beh, il ragazzo che è esordito dietro non mi è dispiaciuto, comunque si vede che è un giocatore che ha personalità, che ha fisicità, può darci una grossa mano, anche se io lo vedo meglio da difensore centrale piuttosto che da centrodestra. Parli di Sorensen? Sì, per la sua fisicità. Sì. Poi per il resto c'è poco da salvare, anche Setter oggi ha fatto una partita non buona, e Galano ha sempre quell'atteggiamento un po' indisponente, un po' indolente.
Valdifiori ha fatto poco, Memusciai non sta benissimo dal punto di vista, Misto si è impegnato, però rispetto alle prime giornate è sempre in fase involutiva di parecchio. Sì, l'involuzione è proprio evidente di questo ragazzo. Jaroszyski continua a dire che non so perché faccia questa categoria, sarò un po' cattivo, ma un giocatore sopravvalutato dal mio punto di vista, no? Fa fatica a giocare in Serie B, lo vedo sempre troppo anche impacciato. Se lo scorso anno ha fatto bene. Sì, magari sarà stato bravo Ventura a dargli fiducia, ma io quest'anno una partita buona di Jaroszyski ancora la vedo. In Zita ha fatto tantissimi errori tecnici, io anche oggi, che vogliamo salvare Massimo. Fabio, nel rivedere i gol? Beh, il primo è scaturito da un calcio d'angolo, quindi una sponda, una difesa che poi si piazza a zona, fa fatica su un'eventuale sponda a andare a cercare la marcatura, l'uomo, perché di partenza già non ce l'ha, e il problema sostanziale di difendere la zona è quello. Quando poi si muove una palla o ci sta una sponda o qualche torre, che poi ti trovi l'uomo alle spalle e tu non hai contatto. E poi il secondo gol, come hai detto bene tu, sì, è stato bravissimo il ragazzo, che ha qualità, ha fatto una buona gara, però non puoi farlo calciare senza opposizione dopo che fa 20 metri palla al piede. Non so se hai notato come recupera Maestro. Sì. Cammina. Ma al di là di Maestro e del centrocampo, come dici bene tu, se giochi con una difesa a tre, lo continuo a dire, lo ribadirò sempre, hai la forza e la fortuna di avere un uomo in più quasi sempre rispetto all'avversario. Lo devi far uscire dalla linea, lo devi per forza che uno dei difensori, che in quel caso era sulla zona, quindi mi riferisco al giocatore nuovo che giocava lì a destra, deve per forza accompagnare e venire in avanti per chiudere un po' lo specchio della porta e chiudere la giocata al giocatore che porta palla, e questa è una cosa scontata. Assolutamente, abbiamo visto insomma l'unica giocata della Salernitana, ma è un po' la caratteristica delle squadre di Castori, il DG dell'Atalanta. Castori, palla lunga, sponda dell'attaccante, grande fisicità, aggressività, i compagni di squadra accorciano tutti, insomma il Pescara ha accusato delle lacune proprio in fase di non possesso, e la Salernitana ne ha approfittato, una Salernitana tutt'altro che irresistibile, va detto e ribadito, perché veramente oggi sarebbe servito poco per cercare comunque di portarla sino al termine, no? In bilico questa partita, invece così non è stato. Ma Massimo, oggi ti ripeto, oggi secondo me era facile annientare questa giocata della serenità. Un allenatore esperto come Breda ha sbagliato dal mio punto di vista totalmente l'approccio e la situazione con cui l'ha preparata, perché oggi una difesa, poi che ha esperienza con Bocchetti, nel momento in cui la squadra avversaria, la Salernitana in questo caso, prova a girare palla, a sviluppare dal basso, si vede bene tale quale il momento in cui vogliono lanciare verso Djuric, no? Certo, certo. In quel momento devi avere coraggio, perché è di fronte a un attaccante comunque fisico che non ha velocità, non ha progressione. In quel momento là devi andare in avanti, devi cercare di portarlo fuori, più fuori possibile, e sarebbe andato almeno 20 volte in fuorigioco avendo adottato questo atteggiamento. Assolutamente. Più lo porti dietro e più dai la forza alla squadra avversaria di fare il suo gioco. Anche perché questa è proprio la forza di Djuric insieme con Gondo, che sono due attaccati molto fisici, li devi portare, devi cercare di non farli mai entrare in area di rigore. Questo non è stato fatto, l'atteggiamento sicuramente sbagliato da parte della squadra, da parte dell'allenatore, nel primo tempo un avvio, ripetiamo, timoroso, un approccio timoroso inaccettabile da parte dei biancazzurri. Torniamo da Rico Giancarli, perché il tempo purtroppo sta per scadere, il tempo a nostra disposizione, intorno alle 19 dobbiamo chiudere, però Breda non si è ancora, mi pare, presentato, ma non c'è stato neanche inviato il link della conferenza stampa, non capiamo sinceramente. Guarda, i motivi. Massimo, io ti dico una cosa, al di là di Raul Asensio, che ora vi inquadro, aspetta. Ecco, forse lo vedete Raul Asensio inquadrato in questo momento, non so se riuscite a vederlo, e al di là prima di Galano che è arrivato claudicante, non c'è neanche un giocatore, quindi non vorrei che stessero tutti nello spogliatoio con il presidente, perché c'è la macchina del presidente Sebastiani che è qui e c'è praticamente il pullman che è completamente vuoto.
quindi non vorrei che siano tutti in riunione. Vediamo se arriverà qualcuno o meno, perché comunque almeno proviamo a prendere qualche dichiarazione. Io torno nel frattempo a dire che sono d'accordo con Fabio Ferraresi, perché l'ultima cosa, l'ultimo concetto che ha espresso Ferraresi su Djuric è proprio quello che io intendevo dire nella mia critica breve. Fabio, da esperto di calcio, è stato molto bravo a spiegarlo meglio di me. Beh, quello che abbiamo detto all'inizio, cioè non è... io non ero collegato. Abbiamo detto proprio questo, che quando hai attaccanti fisici devi cercare di non farli entrare mai in area di rigore, lo puoi fare solo tenendo la linea difensiva alta, ma questo è un concetto elementare. L'atteggiamento è stato sbagliato, ma è stato sbagliato l'atteggiamento mentale della squadra, Fabio, cioè cioè l'atteggiamento tattico sì, ma è stato sbagliato proprio l'atteggiamento mentale. No, ma io volevo dire ad Enrico, quando espressi dei dubbi in quella partita in cui lui, il mister Breda, disse che non voleva cambiare la difesa perché c'erano giocatori avversari che avevano gambe forti in contropiede, certo. Lì non mi convinse e già da lì avevo dei dubbi su quell'analisi che lui aveva fatto. Perché lui fondamentalmente non ce l'ha nelle corde, cioè quello dal mio punto di vista è stato un alibi che ha dato a voi giornalisti, alla carta stampata, un alibi che ha voluto dare alla squadra di non aver cambiato modulo e sistema di gioco nonostante loro fossero in 10, e lo sta confermando domenica dopo domenica. Oggi ha avuto un po' di coraggio quando a 10 minuti dalla fine del primo tempo ha sostituito Jaruzelski mettendo Machine, ma poi dopo nel secondo tempo ha continuato a fare gli stessi cambi che ha fatto da quando è arrivato qua a Pescara. Però la società credo che l'abbia scelto proprio per questo motivo, perché è un allenatore pragmatico che in questo momento storico della stagione serviva al Pescara. Però poi dopo mi viene da pensare che ci sono tanti equivoci in questa gestione degli ultimi anni, perché è stato cacciato da qua a Pillon e preso male parole perché era un allenatore che pensava troppo alla fase difensiva e al risultato. Però ha fatto un mezzo miracolo, anzi un miracolo che poi quasi dopo sì, sono d'accordo, ma poi non ci sta una gran coerenza, una gran programmazione, quello voglio dire. Ci sono tante verità che spiegano questa stagione finora balorda, perché il Pescara è penultimo in classifica. Anche la campagna acquisti, quando tu fai tanti movimenti a gennaio, ne sono stati già fatti 3 in entrata e altrettanti in uscita, anzi 4 se consideriamo, mi pare, anche Borrelli, che insomma non ha giocato la prima parte di stagione, però diciamo 3 in entrata e 3 in uscita, significa che hai sbagliato molto nella campagna estiva. E soprattutto mi sa che non sono finiti. No, non sono finiti, assolutamente, anche perché, ripetiamo, da quello che ho letto e sentito, centrocampisti in struttura, Scornamiglio è stato messo sul mercato. Sì, no? pare che sia in uscita. Che non rientri nei programmi. Sarà anche difficile collocarlo perché ha un contratto sino al 30 giugno 2022, non è più giovanissimo, va per i 34, è un classe 87, certo. Sembra che sia in bilico, oggi non è neanche entrato Busellato, insomma Crecco sicuramente in uscita. Non è stato convocato al pari di Capone e Riccardi, insomma si prevedono altre operazioni in entrata e in uscita. Del resto, se siamo arrivati a questo punto, me lo confermi anche tu da uomo di calcio, evidentemente è stato sbagliato, io dico qualcosa, forse molto, in estate. Beh, si è partiti con la gestione tecnica di Massimo Oddo, che prediligeva sicuramente un calcio con più giocatori offensivi, con qualche esterno di ruolo, e quindi si è fatto una campagna acquisti cercando di dargli giocatori per il suo sistema di gioco. Però poi dopo, quando si cambia, con questo allenatore ci sono dei giocatori che non possono giocare, no? Perché giocando con una difesa 5 gli esterni offensivi non giocano mai. Certo, assolutamente. E adesso diventa complicato perché il mercato di gennaio è difficile, la Serie B non ha le risorse che può avere un campionato di Serie A, le società sono in difficoltà e tu che devi acquistare, giustamente devi stare alla finestra perché prima devi togliere. È tutto molto complicato, non c'è dubbio alcuno. 18:51, torniamo ancora da Enrico Giancarli. Sì, è tornata la pioggia, ma non si vedono ancora né giocatori né dirigenti né staff tecnico del Pescara, quindi al momento non abbiamo massimo aggiornamenti da... Ragazzi, ci sentite? Breda. Ah, ecco, c'è Breda. C'è Breda, ci sentite? Sì. Un attimo, abbiamo problemi di linea, quindi abbastanza celeri, grazie. Okay. Vai, Luigi, parli tu.
Mister, buonasera. Io riparto dalle sue parole della conferenza stampa di ieri. Voglio una gara di gran temperamento. Probabilmente la sua squadra o non l'ha capita o c'è qualcosa che non va, perché insomma io questo temperamento che le chiedeva nei suoi giocatori non l'ho visto, insomma, soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo è regalato, al netto degli errori che ci sono stati, che secondo me sono anche preoccupanti. Però la cosa sconcertante, a mio avviso, è proprio questa, è proprio una questione caratteriale, una squadra spenta. Lei come si spiega questo KO, soprattutto sulla scorta di quello che ha detto ieri, che credo che lei abbia detto anche alla squadra? Più che spenta, è una squadra che nell'interpretazione ha cercato più di far gioco che fare la battaglia. E invece noi dovevamo prima mettere la battaglia e poi mettere il gioco. Questo messaggio non è passato. E quando non passa poi vai in difficoltà, perché gli errori sono frutto spesso e volentieri appunto di letture sull'intensità e sull'attenzione. Noi ormai dovremmo averlo capito che sappiamo fare anche a battaglia, perché l'abbiamo fatta più volte, e in certi momenti in certe gare e in certi momenti della gara dobbiamo di più ricordarcelo e farlo fin dall'inizio, perché appunto se tu regali il primo tempo poi dopo diventa dura, anche perché qualche situazione per riaprirla è anche avuta, ma non vuol dire niente, non puoi pigliare due gol in una lettura di gara così. Poi il fatto che preoccupante o no, certo che le partite non devi regalarle, perché non puoi regalarle, però dobbiamo allo stesso tempo anche ricordarci che l'abbiamo fatto più volte, quindi nel farlo più volte dobbiamo subito ritornare ad essere quelli di certe altre gare, dove magari puoi anche fare più fatica dal punto di vista del gioco, ma dove rendi molto più dura la vita all'avversario. Ecco, mister, buonasera, Massimo Profeta, Rete 8. La squadra si è abbassata da subito, io ho notato questo, cioè l'approccio è stato timoroso, sinceramente inaccettabile, non ho capito bene il motivo. Tra l'altro un centrocampo privo di nervo e di sostanza, a mio avviso. Lei come si spiega queste cose? Ma secondo me non è timoroso, perché se tu sei timoroso l'atteggiamento è di chi nei duelli, nei raddoppi, in quelle cose là ci metti la massima intenzione. Invece a volte proprio su queste situazioni sembrava di venire quasi colti di sorpresa. Poi sul fatto lungo o corto, loro la buttano subito là, quindi fai fatica anche a pressarli. È che poi quando ripartivamo tanta gente bassa a far manovra, soprattutto nel primo tempo, poi dopo meglio nel secondo. Nel senso che se tu vai e svuoti la zona davanti, fai più fatica a arrivare. Invece dobbiamo anche in quei momenti mantenere la concentrazione e rispettare i ruoli, perché rispettando i ruoli riesci magari a fare delle azioni che arrivano fino in fondo. Invece tante volte siamo andati a cercare delle giocate orizzontali, quando poi dopo quelle giocate orizzontali non è che sei più sicuro, perché se perdi palla rischi anche di perdere. Mister, buonasera. Nella sua gestione ci sono state delle partite importanti che potevano essere la scintilla, il suo debutto ad Ascoli, poi la partita col Monza per come è arrivata quella vittoria, la vittoria di Reggio Emilia. Poi però ogni volta quelle scintille vengono vanificate. Come si spiega, insomma, questo fatto che la squadra abbia questi crolli proprio nel momento in cui sembra possa decollare? Qui si va anche oltre discorsi di natura tecnica, tattica, c'è forse qualcosa in più da rimettere su? Perché queste partite, ma io metto anche dei pareggi, sono figlie di una interpretazione della gara diversa. Noi abbiamo qualità tecniche, però le nostre partite migliori sono quando prima di tutto hai messo l'intensità e la concentrazione in fase difensiva, poi con le qualità tecniche magari anche vengono i gol e vengono le occasioni. Se noi mettiamo questa intensità su tutte le situazioni del campo e su tutti i momenti della gara, logico che poi dopo diventa dura. Secondo me non era una partita timorosa. L'idea da fuori mi sembrava che noi fossimo secondi in classifica e loro fossero ultimi, invece la classifica è completamente opposta.
perché loro battagliano, però sono davanti. E noi, quando ci dimentichiamo che bisogna battagliare, andiamo in difficoltà, perché tu hai preso due gol, ha fatto due tiri in porta, ma non vuol dire che hai fatto bene, vuol dire che proprio nell'interpretazione dovevi essere molto più attento. Ma qua io sono l'ultimo ai ragazzi, sono sempre dell'idea che dipende da tutti noi, da me a partire, al mio staff, alla squadra, che a volte non riusciamo a trasmettere o a fare quel tipo di gara che invece dovremmo fare. Ecco, scusi mister, siccome le avevo fatto la domanda proprio sul centrocampo, privo di nervo e di sostanza, cioè come si fa ad avere intensità? Secondo me con un centrocampo del genere è un po' difficile, Ma hai fatto anche altre gare con lo stesso centrocampo, hai fatto bene, non è al di là degli interpreti, secondo me tante volte dipende dalla lettura più che dagli interpreti, perché sono giocatori che hanno fatto anche gare diverse con gli stessi giocatori, penso, appunto, mi sembra che lo stesso centrocampo era quello di Ascoli, se non sbaglio, hai fatto una gara completamente diversa. Quindi non è quello il discorso, è come, cioè a volte nelle analisi che si fa delle gare si cerca di vedere dei difetti strutturali, invece ogni partita è una storia a sé e in ogni partita bisogna ricordarsi di mettere dentro certe cose, se non le metti poi rischi di andare in difficoltà. Noi questo non ci possiamo permettere, perché quel tipo classifica che hai, poco da dire, siamo belli, siamo bravi, perché belli e bravi sono quelli che fanno i punti. Buonasera, le volevo chiedere, perché chiaro lei non lo può fare perché giustamente deve difenderli, però vedere in campo gente come il Galano che passeggia, allarga le braccia ogni volta che perde palla qualche compagno, Valdifiori che cammina, Maestro sacrificato in quella posizione, è stato il migliore ad inizio anno in un'altra posizione, abbassato lì e lo abbiamo sacrificato, una squadra che non ha per me sangue, perché anche la vittoria di Reggio Emilia secondo me è stata figlia del caso. È vero che battagliare forse funziona, però mister, lei è convinto veramente che tenere così bassa la propria squadra possa portare risultati? Perché io credo che faccia fatica questo Pescara ad essere sempre così bassi. Per me non è, mi sembra veramente fare fatica la difesa così dietro, senza vittime in balia degli attaccanti. Oggi a me mi sembrava uno squadrone la Salernitana, con tutto il rispetto. L'unica partita che abbiamo fatto veramente bassi con la difesa è stata quella scorsa, non questa, perché questa anche nel secondo tempo non sei stato basso, e due gol non li hai presi perché eri bassi, perché hai preso una palla inattiva, un corner, e hai preso una ripartenza nostra dove hai perso palla. Quindi non è il discorso, noi siamo bassi non tanto quanto difendiamo, ma quando giochiamo siamo bassi con tanti giocatori, perché il problema non è dove difendi, perché tante partite le hai fatte in fase difensiva bassa, ma il problema è che quando attacchi devi andare alto e a coprire quei ruoli che sono pericolosi, perché se tu stai più attento alla manovra e non alla pericolosità, è logico che là fai fatica ad arrivare. Quindi il problema non è essere bassi quando difendi, ma di non andare avanti con i giocatori. Poi sui singoli non sono d'accordo, ma non perché sia giusto o sia sbagliato. Maestro su quel ruolo a mezzala l'ha fatto tutto l'anno scorso, ha fatto molto bene. Gli altri non è che camminano o non camminano, sbagliano. Ci sono dei momenti e delle partite diverse una dall'altra. E non è problema di un giocatore o di due, ma credo che sia una lettura molto più collettiva. Sul discorso Salernitana, sì, viene da tre sconfitte, però se sta davanti, secondo me, vuol dire che qualcosa c'ha, perché al di là dell'estetica e tutto quanto, ha dimostrato fino adesso nella stagione, perché non so quanti punti ha fatto, di essere sicuramente una squadra che ha sostanza anche. Mister, io ho una considerazione, una domanda. Il Pescara ha la peggior difesa del campionato e soprattutto un gol nelle ultime cinque partite. Io credo che, insomma, credo che la preoccupazione sia tanta. La domanda è su Galano: che cosa ha fatto? Perché l'abbiamo visto che si è infortunato, è uscito, insomma, claudicante, zoppicava anche dopo. Volevo sapere, insomma, quali sono le sue condizioni. Ha preso una forte distorsione alla caviglia, poi adesso valuteremo i prossimi giorni sull'entità dell'infortunio. Sul discorso dei gol sono d'accordo, ma mi rilascio a quello che ho appena detto. Se non andiamo in avanti
con tanti giocatori, poi diventa più difficoltoso. Noi nelle prime partite avevamo una verticalità che ha creato tante situazioni e quindi questa un pochino l'abbiamo persa in questo periodo. Sulla fase difensiva, sulla peggiore difesa del campionato, io guardo le mie partite, non quelle prima. In ogni caso, su 10 partite ho fatto 4 partite senza subire gol, quindi non sono d'accordo che siamo anche così scarsi dietro. Logico che dobbiamo migliorare tutte e due le fasi, perché i risultati dicono questo. Senta mister, le volevo fare una domanda, perché sulla linea difensiva, cioè sulla squadra che è stata troppo bassa, almeno secondo me, insomma, questo voglio dire, è evidente nel primo tempo, pronti via. Ecco, qual era il modo per tenere il più lontano possibile un giocatore come Djuric, che ha grande fisicità, come del resto Gondo, che lei conosce bene? Non era forse la cosa migliore, non sarebbe stata alzare la linea invece? Il problema è come gli avversari ci arrivano davanti, perché se arrivano con un calcio manovrato riesci anche a alzarla meglio. Se tu ogni palla devi andare verso la tua porta, logico che tante volte magari certi meccanismi non sono così veloci, perché se arriva a due tocchi la palla davanti, devi essere, fai fatica a salire sempre, perché anche se dai pressione davanti la palla arriva velocemente nella nostra difesa. Su certi duelli dobbiamo far meglio, perché a dire che possa prenderla o no, sì, bisogna vincere di più il duello. Sì. Posto? Perfetto, andiamo da Enrico Giancarli che è con Sebastiani. Con il presidente Daniele Sebastiani, io direi subito un presidente arrabbiatissimo oggi. Beh, direi perché non si può vedere un primo tempo come quello che abbiamo fatto, veramente inguardabile, senza nervo, senza impegno, senza quella cazzimma che ci vuole in questo campionato. Abbiamo giocato sicuramente contro una buona squadra, però obiettivamente prendere due gol così senza una reazione, senza nessuno che tira un calcione qualche volta, non si può vedere. Infatti sono molto arrabbiato e domani mi sentiranno tutti i ragazzi al campo. Che cosa significa questo? Che provvedimenti prenderà? No, provvedimenti, non c'è da prendere provvedimenti, ma chi, se qui qualcuno pensa di essere più bravo degli altri o essere fare la ballerina in campo, a me queste cose non mi vanno, perché noi abbiamo messo in piedi, se venire a Salerno, sentire della gente di Salerno che ti fa i complimenti sulla squadra, su quelli che sono i giocatori, poi vedere un atteggiamento di questo tipo in campo a me non mi sta bene. E soprattutto, se devo morire, muoio con chi mi segue, non sicuramente con chi pensa di essere dei fenomeni. Potrebbe andare via qualcuno allora? Ma al di là di andare via, chi non sta bene si può sedere. L'ho già detto al mister, a me non me ne frega un cavolo dei nomi, non ho assolutamente... qui bisogna lottare come tutti, perché nonostante le problematiche di quest'anno noi abbiamo allestito una squadra importante e non si può pensare che questa squadra possa stare in questa posizione di classifica. Ma c'è qualcuno in particolare con cui è arrabbiato? No, un po' tutti, perché non è che le colpe sono di tutti, sono anche magari di quelli, qualche colpa ce l'abbiamo pure noi, che forse siamo troppo bravi, diciamo, in certe cose. C'è il campo, non c'è il sintetico, c'è l'erba, non c'è l'erba, c'è la scarpa, non c'è la scarpa, adesso mi sono rotto abbondantemente i coglioni di queste cose. Parole esplicite, quelle del presidente, l'ultima da parte mia. È arrabbiato anche con il tecnico Breda, che non ha trasmesso queste cose, o ce l'ha solo con i giocatori? No, il tecnico non ha nessuna colpa, perché il tecnico lavora, io lo vedo, lavora tutti i giorni e chiede ai ragazzi quello che sto chiedendo io. Se poi facciamo una partita buona e poi ne facciamo due di cavolo, secondo me c'è qualcosa che non va nella squadra, perché se no qua diamo sempre la colpa agli altri, diamo sempre la colpa agli allenatori, e qualche colpa... Anzi, la maggior parte della colpa se la devono prendere loro. Studio. No, io volevo solo fare una domanda al presidente Sebastiani, alla luce delle dichiarazioni che ha rilasciato al nostro Enrico Giancarli. Ci sarà una rivoluzione in questa settimana di mercato? No, non si tratta di rivoluzione, si tratta di capire. Noi le idee sul mercato ce le abbiamo già, non è che dobbiamo fare rivoluzioni. Sappiamo già quello che dobbiamo fare e siamo già a buon punto per le cose che dobbiamo fare. Ma si tratta di dare una svegliata a tutti, perché se pensiamo di essere troppo bravi e troppo belli e giochiamo per far vedere le proprie qualità in campo e non per la squadra, non andiamo da nessuna parte.
Quindi arriverà il centrocampista del Monza di cui stavamo parlando, Rigoni, usciranno Busellato, Crecco e magari qualcun altro? No, no, non si tratta di entrate e di uscite, si tratta di far capire a quelli che sono qui, che sono anche molto bravi, che oltre alla bravura devono metterci qualcosa in più. L'ultima per il presidente che deve lasciarci. Da parte di Fabio, Fabio. No, saluto il press. Io chiaramente gli faccio una domanda dal punto di vista tecnico-tattico, perché poi le altre cose è meglio che le fate voi. Io continuo a dire che questo mister, presidente, nelle ultime settimane non mi convince dal punto di vista proprio dell'atteggiamento che dà la squadra, dal punto di vista proprio mentale, della mentalità di provare a essere un po' più propositivo. Questo è il mio punto di vista, tu che sei là tutti i giorni sicuramente lo valuterai e lo valuti in un altro modo, non lo so, questo ti volevo chiedere. No Fabio, ma quando non arrivano i risultati, ho detto prima, la colpa è di tutti, però io che vedo il mister lavorare durante la settimana, vedo che comunque i concetti li trasmette, li passa. Però poi in campo, tu lo sai, è stato giocatore, in campo ci andate voi, quindi se poi qualcuno pensa che è meglio passeggiare col pallone o far vedere che è più bravo di un altro nel fare un dribbling in più e magari non giocare per la squadra, obiettivamente poi tutto quello che provi in settimana sfuma, perché oggi abbiamo visto, abbiamo giocato contro una squadra che palla lunga su Djuric, che comunque è 2 metri alto e poi crei le difficoltà. Ognuno deve adeguarsi a fare quello che può fare con le caratteristiche che ha, però insomma, voglio dire, sul mister Fabio non sono d'accordo, perché vedo come lavora e quello che vuole trasmettere alla squadra. Poi ribadisco, cominciamo a dare qualche colpa a chi ce l'ha le colpe, perché sennò qua a Pescara cominciamo, bruciamo allenatori tutti gli anni e sempre per colpa di qualcuno, e non è così. L'ultima da parte mia, presidente, la salutiamo. Sui nomi di mercato, Rigoni ce lo può confermare l'interesse? No, Manaina. Non vi confermo nulla, perché ripeto, noi abbiamo quello che dobbiamo fare, però voglio capire qualche cosa, c'è una settimana, e se c'è qualcuno che non ha voglia di stare a Pescara può andare via, perché sinceramente, ripeto, se devo morire, devo morire con chi ha voglia di combattere con me fino alla fine. Ecco, posso fare veloce, sì, veloce una domanda? Potrebbero arrivare anche 2 centrocampisti? Così, questa è una mia domanda. Ma non si tratta di un centrocampista, 2 centrocampisti, non sono quelli che cambiano la squadra. Sicuramente ti possono aiutare, ma non è l'atteggiamento che deve cambiare, perché ribadisco, forse Pescara è diventata un'isola felice e io so anche essere una testa di cazzo, se vuoi. Chiaro, preciso e puntuale il presidente Sebastiani. Grazie, grazie Enrico Giancari, grazie a Fabio Ferraresi. Ciao, dobbiamo Massimo. Chiudere, c'è il TG. Grazie ancora e buona serata.